Emendamento 1.46. Onorevole Zamparutti, prego. Sì, grazie Presidente. Noi vogliamo richiamare l'attenzione su un fatto gravissimo, che è quello relativo al fatto che si vanno a distrarre risorse dal fondo sul dissesto idrogeologico per destinarle a quanto prevede questo decreto. È un fatto di una gravità assoluta. Io credo che quest'Aula ne debba essere consapevole, anche perché ha approvato una mozione all'unanimità nel gennaio del 2010 che impegnava il governo, tra le altre cose, a presentare e adottare delle opportune risorse pluriennali in un piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico. E su questa base poi effettivamente il ministro Prestigiacomo aveva stipulato una serie di accordi di programma con le varie regioni, e anche quando il nuovo governo Monti si è confrontato sempre su una nostra iniziativa, un'ulteriore mozione dello scorso mese di novembre su questi temi della messa in sicurezza del nostro territorio, sottosegretario Fanelli, lei se lo ricorderà benissimo come il suo governo, lei stesso, si è impegnato ad aumentare adeguatamente le risorse destinate Chiedo alla scusa, prevenzione. chiedo scusa. Onorevole Allora, Versace, può lasciare ascoltare il sottosegretario per cortesia. a fronte di questi impegni che il governo Berlusconi prima, quello Monti poi, ha voluto assumere di fronte a quest'Aula, io ritengo inaccettabile che si vadano a distrarre risorse dallo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente da capitoli relativi all'attuazione del federalismo fiscale, perché si tratta di risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico. Allora, tutti quanti noi siamo consapevoli del fatto che la grande opera che serve al nostro Paese è innanzitutto la messa in sicurezza del territorio attraverso azioni di prevenzione. Lo dice il Presidente della Repubblica, lo dice il numero uno di Banca d'Italia quando suggerisce scenari, programmi per il rilancio della crescita del nostro paese, e lo diciamo noi ogni volta che una tragedia colpisce il nostro paese e sappiamo con quanta frequenza questo accade. Allora, di fronte a questo fatto, noi radicali abbiamo presentato degli emendamenti che propongono fondi diversi a cui pure si può attingere per recuperare questi milioni, 20 milioni di euro. Sono in particolare i fondi di riserva da ripartire propri dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma forse ancora meglio, proprio perché l'articolo 2 di questo decreto riconosce all'area industriale di Taranto la caratteristica di essere un'area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione del decreto che abbiamo approvato quest'estate 83, beh, e che è un decreto che prevede peraltro un apposito fondo per la crescita sostenibile. Allora noi riteniamo che queste risorse possano essere recuperate appunto da altri fondi. Probabilmente nella scrittura di questo decreto è prevalsa la mano del Ministero dello Sviluppo Economico e quindi questi costi si sono fatti ricadere sul Ministero dell'Ambiente. Ma, sottosegretario Fanelli, io credo che si debba trovare un'altra soluzione. Sono anche disposta a valutare la presentazione di un ordine del giorno affinché vi impegnate in vista del passaggio al Senato a trovare un'altra soluzione, e su questo davvero le chiedo una risposta, perché appunto c'è stato un impegno preciso, ne abbiamo discusso a lungo e credo che alle parole poi e anche ai testi, alle risoluzioni, alle mozioni, agli atti formali, bisogna tenere fede per essere credibili. Grazie.
Grazie, onorevole Giachetti, prego.